Siamo in compagnia di coach Antonio Borrelli e del dirigente Pasquale De Filippo. Concentramento Under 17 Elite, per modo di dire, forse, iniziando da coach Borrelli, quarto posto, però le altre tre pretendenti sostanzialmente erano squadre eccellenza. Sì, allora, diciamo che noi moralmente abbiamo vinto il campionato di Elite, però e quindi la nostra vittoria è già stata quella di partecipare a questo concentramento. Certo che si poteva andare leggermente meglio, ma i ragazzi comunque stavano già in una fase che era di... erano già contenti, erano già pagati forse per essere arrivati qui. Poi anche un periodo non troppo propizio per alcuni di noi che stavano... non erano in condizioni, non sono arrivati in condizioni ottimali e quindi abbiamo avuto questo risultato. Tutto sommato diciamo che per due o tre tempi siamo riusciti anche a stare vicino a queste squadre, poi mentalmente non, e anche un poco atleticamente siamo calati, anche perché non avevamo sulle gambe questa intensità, questo modo di giocare. Forse la prima parte, avendo avuto partite in cui si vinceva di 30-40 punti, non c'era nemmeno quel... non si riusciva nemmeno a trovare quel ritmo giusto, quell'intensità, e questo ci ha danneggiato molto. Resta comunque una stagione da 22 vittorie e sole 2 sconfitte prima appunto del concentramento. E forse il campanello d'allarme è stato proprio quelle due sconfitte avvenute nell'ultima parte, che ci doveva, insomma, avvertire, ci faceva avvertire che stavamo quasi per... non abbiamo più forze per andare avanti. Grazie a coach Borrelli. Giro invece la domanda al dirigente De Filippo. Un record da 22 vittorie, 2 sconfitte e poi questo concentramento che sostanzialmente ci vede appunto vincitori morali. Vincitori morali, voglio dire, non ci credo poco. Chi vince, vince, vince realmente, ma questo non toglie la soddisfazione per questo ennesimo successo di questo gruppo e principalmente di Antonio Borrelli, che ricordo l'anno scorso ha vinto questo campionato, ci ha omaggiato della prima vittoria di un campionato giovanile nella storia della nostra società. Il raggiungimento di questo concentramento è stato per noi l'obiettivo raggiunto e la grande soddisfazione, perché ho la presunzione di dire che, così come non accetto così a cuor leggero il fatto dei vincitori morali, però ho la presunzione di dire che senza questa formula avremmo vinto il campionato nel 17 di luglio. È l'inizio di un percorso, come dicevo ai ragazzi quando li ho ringraziati per la grande stagione che ci hanno dato, dove per perdere una partita abbiamo dovuto aspettare aprile, insomma da metà ottobre. È l'inizio di un percorso che ci porterà a fare il campionato del 17 eccellenza l'anno prossimo. Stiamo già pensando di apporre a questo gruppo integrato e apporre qualche miglioramento in termini di qualità e di centimetri. È l'inizio di un percorso che poi naturalmente ci porterà tra qualche anno a primeggiare in questo campionato, anche perché questo è un gruppo che aveva 4,98 e tutti il resto 99 e che a quest'età si inizia a pagare. Un gruppo molto rinnovato, un gruppo dove molti di loro tra di loro quasi non si conoscevano e che hanno già risposto molto bene, oltre le aspettative in ordine a questa stagione. Ci riteniamo soddisfatti e va benissimo così. E tra qualche anno mi rifarai qualche intervista quando avremo sancito la vittoria di qualche campionato da parte di questo gruppo. Ringrazio il dirigente De Filippo, ringrazio nuovamente coach Borrelli.